Buongiorno, sono Bertocchio Luigi, veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, nonché responsabile del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale. Oggi parleremo un po' di cos'è il benessere e di come è nato il sistema di valutazione del benessere. Essenzialmente il punto di partenza sono tre ricerche finanziate dal Ministero, Ruminant Welfare, Ruminant Farmaco e Biofab Animale. Le prime due sono state due ricerche che sono occupate di studiare e valutare i sistemi di diagnosi del benessere, soprattutto nei ruminanti, mentre invece Biofab Enma si è occupata, e Ruminant Farmaco, del benessere dei suini e anche dell'utilizzo e consumo di antibiotico sia nei ruminanti che nei suini. Hanno dato origine a Classy Pharma, che ha essenzialmente sette punti: il benessere, la registrazione dei principali patogeni negli allevamenti, la biosicurezza, l'antibiotico resistenza, il macello, il consumo di farmaco e infine la registrazione dei parametri essenziali di tracciabilità dell'alimentazione. Cosa fa Classy Pharma e cosa vuole fare Classy Pharma in questi termini e quindi soprattutto nel benessere che andremo a amplificare nei momenti successivi. Essenzialmente sono sistemi integrati che sono finalizzati alla categorizzazione del rischio dell'allevamento. Quale rischio? Rischio benessere, rischio verso alcuni patogeni, rischio verso antibiotico resistenza, consumo di farmaco, eccetera, eccetera. Beh, se vogliamo parlare di benessere, la cosa più importante è prendere in considerazione forse l'ultima definizione del benessere. Le prime sono state create nel 1969 e da allora se ne sono susseguite tantissime. L'ultima è quella dell'OIE, che secondo me, ma secondo quasi tutti ormai è la più completa perché ha poi tratto da tutte le altre definizioni e la si può leggere nella slide. Il benessere degli animali è lo stato di benessere che si riferisce alla capacità del soggetto di adattarsi alle condizioni in cui vive. Questa è la prima frase fondamentale perché viene messo al centro della condizione del benessere l'animale, il soggetto, e viene poi posto in risalto anche l'ambiente in cui vive, cioè la capacità di adattarsi alle condizioni in cui vive, quindi l'ambiente, la struttura, il management, eccetera. Poi dice un'altra cosa molto importante: un animale è in buono stato di benessere se, aperta parentesi, come indicato dalle evidenze scientifiche, è sano, in stato di comfort, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere il suo repertorio comportamentale innato e se non soffre di stati spiacevoli come il dolore, la paura e l'angoscia. In questa seconda parte è molto importante l'indicazione, tra parentesi, di come indicato dalle evidenze scientifiche. Noi siamo medici veterinari, rispettiamo il pensiero di chiunque pensi che il benessere sia questa o quest'altra condizione, ma siamo obbligati come medici a diagnosticare il benessere attraverso evidenze scientifiche e non attraverso, come dire, pensieri personali che non hanno assolutamente, logica di esistere. Quindi lo stato sanitario, che è composto da assenza di dolore, malattia e lesioni, il veterinario lo conosce bene, questo è il nostro campo, così come è il nostro campo anche lo stato biologico. Che cos'è lo stato biologico? L'animale deve alimentarsi, bere, camminare, riprodursi, insomma fare tutte quelle che sono le sue normali attività fisiologiche e biologiche. Che sono previste nella sua vita. E la terza parte, che è più complicata per il veterinario, perché è anche quella diciamo più recente e collegata al benessere, ed è lo stato emotivo, la diagnostica dello stato emotivo, cioè quale è la condizione di vita dell'animale rispetto a condizioni di paura, angoscia e frustrazione che possono verificarsi. È molto importante. Faccio un esempio banale di paura o di frustrazione. L'animale che noi asciughiamo con ancora grande quantità di latte
viene posto in un recinto e nei giorni successivi la bovina tende ad andare verso la sala di mungitura perché vorrebbe essere munta, ma in realtà noi gli impediamo di essere munta perché abbiamo deciso che la sua lattazione cessa in quel momento. In questo frangente per alcuni giorni l'animale rimane frustrato perché vorrebbe fare una cosa e non può farla. Sono tanti gli esempi, immaginate i vostri allevamenti sia bovini che suini, vedrete che succede spesso che noi ci comportiamo senza considerare quella che sarebbe la volontà dell'animale di eseguire una determinata azione e lo forziamo ad eseguire quello che invece vogliamo noi. E questa è una parte importante, non parliamo poi della paura, sappiamo benissimo come il management è composto spesso da persone, quasi sempre da persone che hanno cura e amano gli animali, ma a volte anche da persone che utilizzano il mezzo della paura per ottenere dagli animali ciò che vogliono. Ma veniamo alla possibilità di misurare, di diagnosticare il benessere. Il benessere è una condizione di vita che migliora con la riduzione delle difficoltà che ha l'animale ad affrontare le condizioni ambientali. Può passare quindi da una pessima qualità di vita, trovando condizioni ambientali favorevoli, persone attente alla sua cura, strutture ben misurate intorno all'animale, a una buona qualità di vita. Quindi noi la definiamo da condizioni di distress a condizioni di eustress. Ma se il benessere può cambiare è certamente definibile come condizione dinamica, e se è una condizione dinamica vuol dire che può essere misurata, può essere definita quando è scarsa in una certa misura, può essere definita quando è buona in un'altra misura. In questi 20 minuti andremo a vedere come l'equipe dell'Istituto Profilattico ha messo in atto questi sistemi di diagnostica. Siamo partiti da che cosa quindi? Dal valutare i fattori di rischio ambientali, come si può capire se un ambiente, se un management è idoneo al benessere di un animale, valutando quali sono i rischi all'interno di questo ambiente che possono causare effetti negativi, conseguenze negative sugli animali. E questa è la seconda parte, cioè andando a valutare poi le conseguenze negative sugli animali. Potremmo dire che il lavoro viene fatto partendo dalle cinque libertà. Sulle cinque libertà si vanno a vedere gli effetti negativi che il non rispetto delle cinque libertà provocano sugli animali, e ci sono stati dati nel caso dei bovini ma anche di altri animali da gruppi europei come quelli dell'EFSA o altri gruppi di ricerca. Si va a vedere sulle cinque libertà quali sono i pericoli e si fa su questi la valutazione del rischio, e si va a vedere sugli effetti avversi qual è l'entità di questi effetti avversi e come si possono misurare in termini di conseguenze da parte di condizioni ambientali negative. Essenzialmente questo ne è un esempio, la bovina a sinistra che è decupitata sulla corsia di alimentazione o sulla corsia di passaggio è lì perché probabilmente abbiamo un numero insufficiente di cuccette, quindi un rischio ambientale, abbiamo un sovraffollamento, quindi un rischio ambientale, e quindi andiamo a fare la valutazione, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione del rischio, e poi andiamo a vedere però qual è l'esposizione degli animali a questa condizione e quindi la mastite come conseguenza di questa situazione negativa ambientale diventa un indicatore sanitario utile a comprendere qual è l'effetto negativo dell'ambiente sulla compromissione del benessere, dello stato fisiologico dell'animale stesso. Come si valuta il rischio benessere e anche biosicurezza? Inizialmente si prepara un modello nella quale si studiano tutti i dati dalle evidenze scientifiche di benessere che sono state pubblicate, sia in termini di ambienti negativi che possono influenzare negativamente la vita dell'animale, che in termini di risposte sullo stesso. Poi si fa una lunga fase di istruzione dei veterinari alla comprensione, all'utilizzo di questo modello, veterinari che vengono ingaggiati per sviluppare la ricerca. Si fanno collaudare questi modelli in campo, soprattutto
con la logica di ottenere dei feedback dai veterinari stessi per comprendere quali condizioni siano veramente al centro di una compromissione dello stato fisiologico dell'animale, oppure quale, oppure come misurare queste condizioni, va bene. Dopodiché, finita la fase di collaudo, si definiscono le checklist e i manuali di istruzioni operative per applicare le checklist. Infine, la parte più importante e interessante è la pesatura dei dati raccolti. Cosa vuol dire? Vuol dire che non tutti gli effetti ambientali, non tutte le condizioni degli animali esprimono allo stesso modo la perdita di benessere e quindi la condizione di malessere. Ognuna di queste condizioni, ognuno di questi effetti ha un peso diverso nel deprimere o nel migliorare il livello di benessere, e questo diverso peso deve essere definito e determinato, vedremo come farlo. E infine, utilizzati tutti i dati che derivano da questa pesatura, si formula un algoritmo di calcolo. L'algoritmo di calcolo è nient'altro che il rassemblement di tutti questi dati e al fine di far esprimere un numero che dia l'idea di qual è la condizione di benessere di quell'allevamento, basato sui rischi e sugli effetti, e quindi da qui nasce la categorizzazione dell'allevamento in relazione alle condizioni di benessere degli animali, o meglio le condizioni di rischio e agli effetti che questo rischio ha sugli animali in termini di benessere. L'ultima parte, che non è meno importante, è quella relativa alla creazione di un software che ha appunto il compito di recepire tutti questi dati, elaborarli, archiviarli e metterli a disposizione di chi ha raccolto i dati, dell'allevatore e anche quindi ovviamente dell'autorità sanitaria. Normalmente per fare tutto questo lavoro si parte da una popolazione target, non da una specie, ma una popolazione target, perché i fattori di rischio sono legati a una popolazione, non alla specie. Pensate per esempio all'allevamento del bovino da carne o all'allevamento del bovino da latte, sono comunque due bovini, ma i sistemi di allevamento sono totalmente diversi, i rischi sono completamente diversi, e quindi abbiamo bisogno di un sistema di valutazione per i bovini produttori di latte diverso da un sistema di valutazione del benessere dai bovini da carne. Molte cose, soprattutto sugli effetti negativi, ovviamente valutabili sugli animali, cioè sui cosiddetti animal based measure, sono simili, ma per quanto riguarda invece la valutazione del rischio ambientale, le misurazioni sono spesso molto differenti. Per ogni popolazione target si analizza l'ambiente in cui vive, si identificano i pericoli, si definiscono le soglie oltre le quali i pericoli diventano dei rischi tangibili, va bene, e poi si definisce l'incidenza di questi fattori di rischio, cioè a che percentuali, a quale entità queste soglie diventano negative. Lo stesso discorso lo si fa con la misurazione degli effetti avversi sugli animali, viene fatta attraverso gli animal based measures. Qui attingiamo a piene mani dai lavori europei di welfare quality. Disponiamo anche qua quelle che sono le soglie oltre le quali riteniamo ci sia un rischio benessere, la denuncia di una condizione di non benessere, e alla fine tutti questi dati vengono inseriti in questo famoso algoritmo che ci dà la risposta di qual è il livello di rischio e di quali sono le condizioni di benessere degli animali. Come abbiamo valutato tutto ciò? Ogni fattore viene analizzato attraverso due soglie che definiscono tre condizioni: una negativa di distress, una positiva di non stress e una molto positiva di eustress, che noi definiamo insufficiente, migliorabile e ottimale. In sintesi, la condizione negativa si verifica quando a livello ambientale o a livello di animali non sono garantite le cinque libertà in maniera completa e si evidenziano effetti avversi non fisiologici.
quella accettabile è una condizione che si verifica quando ragionevolmente le cinque libertà sono garantite a tutta la popolazione e abbiamo una bassa incidenza di effetti avversi, quella ottimale invece quando abbiamo un ampio esaurimento delle richieste ambientali e quando abbiamo anche delle evidenze di quasi totale assenza di effetti negativi sugli animali. A volte non è sempre facile identificare l'ultima condizione di eustress e quindi alcune misurazioni vengono fatte solo in due condizioni divise da una soglia sola. Come si fa a valutare poi l'entità della perdita di benessere che gli animali hanno quando subiscono queste condizioni? È un lavoro molto complesso, qua riassumo solo un piccolo passaggio che però è utile per far capire un attimino qual è il percorso. Immaginate una condizione negativa che agisce sull'animale, questa condizione negativa ha una determinata gravità e dura per un determinato periodo. Maggiore è la gravità e maggiore è la durata, maggiore sarà il rischio da parte dell'animale di perdere la sua migliore condizione di benessere. Lo stesso discorso va fatto per gli effetti sugli animali. Gli effetti sugli animali provocano dolore, provocano delle impossibilità dell'animale a effettuare determinate azioni, camminare, riprodursi, eccetera. Quanto più è grave il dolore, quanto più è grave l'handicap e quanto maggiore è il tempo di durata, quanto maggiore sarà la perdita di benessere. Poi ci sono molti altri fattori che intervengono nella valutazione della perdita di benessere. Alla fine però tutti questi dati vengono pesati. Questo è un procedimento molto complesso, molto lungo, che io cercherò di sintetizzarvi in questa slide. Supponete di avere sulle coordinate la condizione di benessere e la riduzione del rischio benessere. Man mano si riduce il rischio di perdita del benessere, man mano aumenta il benessere. Quindi avrete alla fase iniziale, con una condizione di alto rischio, un basso livello di benessere. Nella fase intermedia, nella condizione di rischio minimo, una media condizione di benessere. Nella fase finale di assenza di rischio, un alto livello di benessere dell'animale. Immaginate di avere e di porre su questa linea obliqua le vostre due soglie, definite appunto dallo studio e dalla letteratura del benessere, di tutta l'attività scientifica che può essere utilizzata per valutare il benessere. E immaginate anche di identificare quale sarebbe la condizione migliore per quegli animali, quale sarebbe la condizione che li pone al di là di qualsiasi situazione di stress e quindi li pone nelle condizioni migliori. A questo punto bisogna prendere un gruppo di veterinari che sono poi quelli addestrati a utilizzare, che sono stati istruiti, che hanno studiato e che hanno lavorato in maniera specifica sul benessere, e li si fa parlare al posto degli animali. Questi sono un gruppo di veterinari che hanno una diversa attività proprio per avere opinioni diverse. Ci sono veterinari che fanno gli allevatori, veterinari che fanno i clinici liberi professionisti, veterinari che fanno i professori universitari, veterinari specialisti nei vari settori delle patologie particolarmente condizionate dalle condizioni di benessere. E a questi veterinari gli si dice: se rispetto alla condizione migliore, quando andiamo ad osservare la soglia positiva, quant'è la perdita di benessere degli animali o quanto potrebbe essere la perdita di benessere degli animali? E la stessa questione la si pone quando, rispetto alla condizione positiva, l'animale si trova al di sotto della soglia negativa. Come potete vedere, i veterinari si esprimono in modo diverso su come l'animale subisce queste condizioni e si esprimono attraverso la produzione di un numero considerevole di dati
quindi ogni veterinario è chiamato a produrre alcune centinaia di numeri per ognuno delle osservazioni, non per ognuno, per tutte le osservazioni che prevedono questa diagnostica della condizione di benessere. Tutti i dati vengono poi forniti ad un team di ingegneri statistici che lavora in maniera esclusiva sull'elaborazione dei numeri per la valutazione del rischio, e questo team ci ritorna l'algoritmo di calcolo. Tutto questo lavoro lo si può leggere meglio in questa pubblicazione su Preventive Veterinary Medicine, che è recente, la fine dell'anno scorso, l'inizio di quest'anno. E questo è l'algoritmo, in pratica: se la condizione A è in un determinato modo, se la condizione B è in un altro modo, se la condizione C è in un altro modo, se quello che l'animale evidenzia in un altro modo ancora, allora il livello di benessere è così. Quindi noi definiamo il benessere animale e la biosicurezza come risultato di un algoritmo che comprende gli esiti della valutazione del rischio sui pericoli ambientali, che sono rappresentati dal management delle strutture, e l'entità degli effetti avversi, intesi come compromissione psicofisica, evidenziata dagli animali misurabili attraverso gli animal base measure. Quindi alla fine cosa succede? Che il veterinario va in allevamento, raccoglie i dati secondo lo schema predefinito, li manda all'istituto, l'istituto li elabora e ridà al veterinario, va bene, un report con gli elementi che sono scaturiti dalla valutazione di tutti i suoi dati, e quindi gli dà un'idea di qual è il livello di benessere e di biosicurezza. Quindi, essenzialmente questo avviene in quello che vi è stato detto anche stamattina nella logica di Vetinfo: l'allevamento e il macello si accreditano presso Vetinfo e accreditano il veterinario che valuterà i dati in allevamento e in macello per loro. Quindi il veterinario, che è il veterinario aziendale, utilizzando le checklist o su tablet o cartacee, raccoglie i dati previsti dal sistema, li inserisce in un computer e li manda attraverso Vetinfo sul software di Classifarm. La stessa cosa farà in futuro con checklist magari diverse il veterinario ufficiale. I dati all'interno di Classifarm verranno elaborati soprattutto attraverso due cose: la produzione di cruscotti che daranno l'idea del livello di benessere e biosicurezza, e la produzione di report che vengono rimandati ai veterinari per comprendere quali sono le condizioni che possono essere migliorate, e quindi per rendere più efficiente l'allevamento a favore dell'allevatore da parte del veterinario aziendale come autocontrollo, e invece per il veterinario ufficiale per programmare i suoi controlli e per programmare i suoi interventi. Naturalmente tutti questi dati all'interno della banca dati saranno a disposizione del Ministero, delle Regioni, delle ATS, degli istituti, del veterinario aziendale e dei gruppi e dei loro allevamenti nelle modalità che il Ministero prevede siano necessarie per accedere appunto ai dati. Grazie.